Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a parlare di una novità per quanto riguarda il mondo Apsan, questo marchio molto rinomato per quanto riguarda il mercato dei droni, un marchio con tante contrapposizioni per quanto riguarda l'essere amato e odiato. Apsan ci sta appunto per regalare un nuovo drone, lo sta per mettere sul mercato, sì, perché uscirà tra fine novembre e inizio dicembre questo nuovo piccolo drone. Sarà uno Zino Mini completamente rifatto per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche. L'aspetto estetico rimane invariato perché ormai ci stiamo abituando al fatto che comunque per contenere i costi i droni non vengano sempre completamente rifatti dal punto di vista estetico, quindi si va a risparmiare su quello che sono gli stampi, però si va a cambiare quello che è veramente la cosa importante di un drone, cioè la parte hardware, perché poi l'estetica ovviamente sì, ok, però lascia il tempo che trova, perché può essere bello ma con un hardware di merda, mentre può essere sempre lo stesso drone a cui siamo abituati, quindi magari stufi di vedere la stessa estetica ma con un hardware molto performante. Quindi sicuramente su un drone che deve volare forse è meglio l'aspetto hardware. Quello che sappiamo è praticamente tutto riguardante questo nuovo piccolo drone, che ha delle caratteristiche veramente interessanti. È un drone che ovviamente nasce come drone per riprese video, quindi Apsan ha puntato sull'avere all'interno della sua fotocamera un sensore da un pollice. Sì, avete capito bene, avremo il sensore da un pollice all'interno di questo piccolo drone, che poi sarà supportato da una risoluzione da 20 milioni di pixel effettivi, quindi dal punto di vista della qualità foto e video dovrebbe essere qualcosa di eccezionale. Avrà un nuovo sistema di comunicazione per quanto riguarda radiocomando e drone, userà il SyncLink X4 Plus, quindi una versione avanzata rispetto alle versioni precedenti, quindi un notevole passo avanti anche sotto questo aspetto, perché sarà in grado di raggiungere i 16 km in FCC e 11 km in CE. Poi, come succede per tutte le aziende che producono droni, comprese DJI, i dati per quanto riguarda appunto le distanze sono dati in condizioni ottimali, quindi sono sempre, diciamo, un po' pompatelli, però sicuramente abbiamo una trasmissione notevolmente migliorata rispetto alla precedente. E poi abbiamo un altro passo avanti per quanto riguarda le riprese notturne, perché già lo Zino Mini Pro aveva, chi mi segue sul canale lo sa perché avevo portato dei video dedicati, questa funzione di riprese notturne, che andando ad attivare appunto questa modalità, le impostazioni della videocamera si impostavano con determinate caratteristiche in automatico e riusciva a riprendere veramente con una luce praticamente inesistente. Qua abbiamo qualcosa ancora di più, quindi un'evoluzione, un miglioramento anche sotto questo aspetto, che diventa davvero interessante riuscire ad avere dei droni che ci fanno fare delle riprese quando siamo in notturna, perché in certe situazioni, in certi ambienti è bello riuscire ad avere foto e video in notturna. Poi un'altra evoluzione che c'è stata sono i sensori anticollisione, che ovviamente non avremo più dei sensori che andranno calibrati come succedeva con lo Zino Mini Pro, che ogni tot tempo andavano calibrati. Adesso no, abbiamo dei sensori che non vanno più calibrati e in più hanno un aggiramento dell'ostacolo molto più performante. Però vi ricordo che Apsan è stato il primo drone 249 grammi ad introdurre i sensori anticollisione. Nessun drone fino a quel momento da 249 grammi, nemmeno DJI, era stata in grado di introdurre dei sensori anticollisione con aggiramento dello ostacolo. Tra l'altro, ovviamente niente di paragonabile rispetto a quello che ha fatto poi DJI in seguito col DJI Mini 3 Pro, però Apsan è stata una pioniera anche sotto questo aspetto. Un'altra novità è anche l'applicazione Apsan, che adesso sarà l'Apsan 3.0. e ultima cosa che mi stavo dimenticando, i satelliti, perché comunque come sapete agganciare i satelliti per un drone è fondamentale, perché comunque quello che è la stabilità del drone sia nel volo che nel ritorno a casa, tutto gira intorno a quello che sono i sistemi satellitari che lui riesce ad agganciare. Qua ne riusciamo ad agganciare tre: abbiamo il GPS, il GLONASS e il Beidou. Purtroppo non abbiamo il Galileo, che sicuramente avrebbe completato quello che è appunto la costellazione di satelliti
limiti che poteva andare ad agganciare il nostro drone, però sicuramente già queste, però è anche vero che già con queste tre tipologie siamo molto coperti per quanto riguarda appunto sia per quanto riguarda la velocità di andarli ad agganciare che il numero di satelliti che andremo ad agganciare. E queste sono tutte le caratteristiche, diciamo quelle più interessanti che sappiamo di questo drone. Però vi ho lasciato per ultima la caratteristica, quella più dolente. Sì, perché questo drone che uscirà a fine novembre, inizio dicembre, sarà subito solo per il mercato asiatico, quindi sarà un drone 260 grammi. Mentre per noi sfigati che abbiamo bisogno dei droni 249 grammi, dovremo attendere i primi mesi del 2024. Quindi questo video era per segnalarvi che Apsan sta per lanciare un nuovo drone, che potreste trovarlo e già acquistarlo magari su AliExpress, su Banggood, quindi magari a dicembre già poterlo acquistare su questi store cinesi ovviamente, che però bisogna essere consapevoli che si sta acquistando un drone che non è 249 grammi ma un drone 260 grammi, perché è un drone per il mercato asiatico, dove non hanno il problema del limite dei 249 grammi. Per noi sfigati che abbiamo appunto l'esigenza dei 249 grammi, dovremo attendere i primi mesi appunto del 2024, quando Apsan rilascerà una versione dedicata appunto a quello che sono le nostre regolamentazioni. L'unica cosa che non si sa di certo è se avrà o meno la marchiatura, quello lo scopriremo prossimamente, perché appunto essendo adesso una versione asiatica non ha bisogno di quella marchiatura. Scopriremo se avrà la marchiatura di classe solo quando uscirà la versione europea. E un aspetto che ovviamente poi è collegato al peso sono le batterie. Ovviamente qua abbiamo delle batterie che vengono date per 35 minuti di volo con una tecnologia diciamo avanzata rispetto a quella precedente, quindi il sistema di gestione delle batterie a livello hardware e anche proprio di batterie stesse si sono evolute, è tutto stato migliorato, anche se poi ovviamente nella versione 249 grammi probabilmente si andrà ad introdurre delle batterie meno performanti per stare all'interno dei 249 grammi, perché alla fine è sempre sulle batterie che le case produttrici vanno a giocare per quanto riguarda il peso del drone per scendere sotto i 250 grammi. Quindi per quanto riguarda questa versione asiatica sappiamo praticamente tutto, e avete visto anche un po' di foto che ho fatto passare qua vicino a me dedicate appunto a questo nuovo drone Apsan, che dal punto di vista estetico rimane come lo Zino Mini Pro, ma per quanto riguarda ovviamente tutto il comparto hardware è stato completamente rifatto, cioè non c'è più niente uguale al precedente, tranne appunto l'aspetto estetico, che io ritengo giusto non investire in nuovi stampi per poi far aumentare il prezzo del drone, quando si può far pagare un drone magari un po' meno perché si è risparmiato sugli stampi, ma però il drone è un drone completamente nuovo. Quindi io ho una filosofia che appoggio totalmente, quella di non stravolgere esteticamente il drone per stare sul risparmio. E un altro aspetto interessante, ovviamente anche se questo è un aspetto non definitivo perché lo scopriremo solo quando arriverà la versione europea, ma potrebbe essere un drone che costerà intorno ai 600 euro, quindi un drone che sicuramente dal punto di vista economico e per le caratteristiche di volo e per quanto riguarda i video è tanta tanta roba, perché abbiamo un sensore da un pollice, con questi 20 milioni di pixel effettivi sicuramente dovrebbe avere una qualità dal punto di vista della fotocamera veramente incredibile. Quindi ragazzi, questo era solo un video informativo per appunto mettervi al corrente di questo nuovo drone Apsan, che uscirà subito in versione asiatica e nel 2024 in versione europea. Quindi era solo un video informativo, e se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler di quello che arriverà qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.